Il rettore Sergio Caputi con il professor Fedele Cuculo ed altri rappresentanti dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara ha illustrato i punti chiave del piano strategico che vuole puntare sulla didattica, la ricerca, l'internazionalizzazione e una presa in carico degli studenti. Ci sono anche 3 nuovi corsi di laurea nell'ambito del nuovo piano strategico 2019-2023 presentato proprio oggi. Ricordo che lo scorso anno sono partiti già i corsi in scienze dell'alimentazione e della salute e in un altro corso in campo economico. Quest'anno partono i corsi di laurea in logopedia, in digital marketing e in scienze giuridiche dell'impresa. Per quello che riguarda il resto, abbiamo messo a punto un software sul quale stiamo lavorando già da un anno, che prevede il monitoraggio costante del rendimento di ogni studente dell'Ateneo, che verrà aiutato da una task force di studenti più avanti negli studi, che verranno arruolati come tutor da noi. Quello che riguarda l'altro settore importante, sicuramente quello della ricerca, siamo partiti con un progetto importante sulla plastica, per la raccolta e il recupero e il riciclo della plastica nell'Adriatico, e stiamo costruendo un ufficio progettazione diretto dal professor Romani, che è il mio delegato per la ricerca, e stiamo costruendo una struttura che sarà al servizio non solo dei docenti dell'università per eliminare quelli che sono tutti i passaggi o le incombenze burocratiche che hanno loro oggi, ma anche al servizio delle imprese esterne all'università. Sono in corso di avvio anche nuovi studi ad apertura internazionale, cioè con doppio, addirittura triplo titolo, e questo insieme a una serie di accorgimenti che riguardano la didattica e i servizi agli studenti. Abbiamo varato, sta per essere attivato, un software di sostegno e di monitoraggio alle carriere studenti. Abbiamo ampliato le convenzioni con le strutture ricettive per consentire agli studenti una maggiore possibilità di alloggiamento e di dimora nella zona del campus di Chieti e anche in quella di Pescara, e stiamo molto lavorando per consentire la possibilità che esista un dialogo permanente e strutturato tra il mondo del lavoro, il placement e l'offerta formativa, che noi continuamente rimoduliamo sulla base di quelle esigenze.